Allora, Fondazione Mediolanum. Cosa fa la Fondazione Mediolanum? Prima di parlare con Virginio, vediamo un video bellissimo. Sono milioni i bambini nel mondo che non hanno più il diritto di sognare. Sempre più spesso le guerre, le catastrofi naturali o la povertà distruggono la loro infanzia, gli impediscono di poter pensare a un loro futuro. L'attività della Fondazione Mediolanum è quella di proteggere il diritto all'infanzia. Da anni lavoriamo, promuoviamo raccolte fondi per sostenere progetti in Italia e nel mondo per l'infanzia disagiata, per cercare di sostenere questi bimbi, ma non solo nei loro bisogni primari, che sono quelli di avere del cibo, delle cure mediche, di avere un alloggio, ma anche per quanto riguarda la loro crescita, cercando di promuovere quelle attività che pensano alla loro istruzione, ad insegnare loro un mestiere, e il tutto in un contesto che esprima il calore della famiglia. E poi sosteniamo le famiglie, perché non dimentichiamoci delle difficoltà, delle problematiche che si trovano ad affrontare le famiglie che vivono in casa un disagio psichico o fisico di un figlio, di un bambino. Quindi il nostro compito è quello di stare al loro fianco. E la Fondazione Mediolanum ha aiutato e continua ad aiutare migliaia di bambini a crescere, a diventare indipendenti, a diventare degli uomini liberi, ad avere un futuro. Il nostro impegno è costante e ciò che ci dà la forza, l'energia, è vedere il sorriso di questi bambini. È proprio il loro sorriso che ci dà la convinzione, la certezza che ci sia la possibilità anche per loro di sognare un domani. Virginio, allora, abbiamo sentito padre Pertini raccontare una storia oggi un po' incredibile, il fatto che un bambino non possa aver visto il mare vivendo a Palermo, e invece queste situazioni ci sono, quindi credo che avete fatto anche voi una bellissima opera. Sì, beh, innanzitutto grazie per l'invito, è un onore per me essere qui rappresentando appunto Fondazione Mediolanum. Porto i saluti di Sara Doris, che non è potuta intervenire. E beh, dico due parole su Fondazione Mediolanum. La Fondazione dal 2005 appunto si occupa di infanzia in condizioni di disagio, perché per noi i bambini sono, oltre che essere il futuro dell'umanità, sono anche l'anello più debole, quindi loro non possono uscire da soli da una condizione di disagio. E in questi anni abbiamo finanziato 386 progetti in Italia e nel resto del mondo, in tutto sono 47 paesi, e abbiamo aiutato a uscire dalla condizione di disagio 66.000 bambini. E però questa condizione di disagio va interpretata in diversi modi, quindi si va da un disagio di tipo appunto assistenziale, come può avvenire nei paesi di terzo mondo, a un disagio invece più, come dire, vicino a noi, con dei bambini che a 2 chilometri dal mare non hanno mai visto il mare. Quindi siamo felici di essere stati utili. Noi facciamo una piccola parte, che è la parte economica, però va ricordato che le persone che lavorano sul territorio, che aiutano effettivamente questi bambini, sono i veri eroi, e a loro faccio un grandissimo applauso. Grazie, grazie a tutti, proseguiamo con lo spettacolo. Buona serata.